Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Giacomo Celentano, cresciuto in una delle famiglie più chiacchierate d'Italia. Lui è figlio d'arte, nato dall'amore di due grandi attori e cantanti, ovvero Claudia Mori e Adriano Celentano. È cresciuto con due bellissime sorelle, Rosita e Rosalinda. Malgrado la popolarità della sua famiglia, lui è un uomo molto riservato, infatti, negli ultimi anni ha deciso di tenersi molto lontano dai riflettori, scomparendo inspiegabilmente dalle scene. Ma che fine ha fatto? Giacomo ha vissuto anche un periodo molto buio, a causa di una tremenda malattia. Scopriamo di più. Giacomo Celentano, la terribile malattia classe 1966. Giacomo Celentano sin da ragazzo aveva capito che strada prendere nella sua vita e ha scelto proprio quella di suo padre, ovvero quella della musica. Infatti, è diventato un noto cantautore. Ma la sua vita non è stata tutta rosa e fiori. Infatti, il figlio di Adriano non ha fatto mistero di aver sofferto di depressione, lo ha proprio raccontato nel suo libro La luce oltre il buio, Il mio cammino nella fede per vincere la depressione. Proprio a causa di questa patologia, Giacomo era assalito da dei disturbi nella respirazione che lo facevano molto preoccupare. Infatti, si è sottoposto a diversi accertamenti. Ma oggi invece come sta? Che fine ha fatto? Scopriamo di più. Giacomo Celentano, che fine ha fatto? La sua nuova vita. Giacomo è un uomo molto religioso, infatti, più volte ha rivelato che grazie alla fede e alla devozione è riuscito a superare quel periodo di depressione che lo aveva allontanato anche dai suoi familiari più cari. Il figlio di Adriano ha raccontato che un medico ha capito subito il suo problema di salute legato all'ansia che aveva trattenuto per troppo tempo nel suo apparato respiratorio. Proprio per questo si è rivolto ad un professionista. Oggi sta bene e ha superato quel periodo buio della sua vita. Inoltre, convolato a nozze con Katia Cristiano. I due sono innamorati come il primo giorno. Dal loro amore è nato il loro unico figlio Samuele. Giacomo ha scelto una vita serena completamente lontana dai riflettori, ha preso la decisione giusta. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.